Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare un risotto super super eccezionale. Risotto con funghi di ferla. Gli ingredienti che ci occorreranno sono, per due persone, 250 g di funghi di ferla. Questi qua li ho raccolti io personalmente. Poi ci servirà una manciata di grana padano grattugiato, una cipolla tagliata piccolissima, 250 g di riso carnaroli, sale quanto basta, una noce di burro e olio extravergine di oliva. Inoltre ci servirà anche 1,5 litri di brodo vegetale che dovrete prepararvi prima. All'interno di una pentola vado ad inserire olio extravergine di oliva, accendo la fiamma e faccio riscaldare l'olio. L'olio si è riscaldato, vado ad aggiungere la cipolla. E faccio imbiondire. Bene, non appena la cipolla si sarà imbiondita, andiamo ad aggiungere i funghi di ferla, che mi raccomando devono essere ben puliti e lavati. Devono essere tagliati grossolanamente. Dopo aver fatto insaporire per bene i funghi, come vedete hanno rilasciato anche la parte liquida, non so se riuscite a vedere. Adesso andiamo ad inserire il riso e lo facciamo tostare per qualche minuto. Dopo aver scottato il riso per qualche minuto, possiamo andare ad aggiungere il brodo vegetale poco per volta. Ne aggiungo 2 mestoli. Non appena questi 2 mestoli di brodo vegetale si saranno asciugati, andrò ad aggiungerne un altro mestolo fino a cottura ultimata. Vedete, il brodo vegetale si è asciugato. Vado ad aggiungere altri 2 mestoli di brodo vegetale. Questo brodo vegetale io l'ho preparato con i dadi per velocizzare i tempi, ma voi naturalmente potete prepararlo con sedano, carota e cipolla. È per questo motivo che io sale non ne andrò a mettere, mentre voi se fate il brodo vegetale con gli odori, quindi sedano, carota e cipolla, dovete mettere il sale quasi alla fine. Il riso è quasi pronto. A cottura ultimata spegniamo e andiamo a mantecare con una noce di burro e una manciata di grana padano grattugiato. Il riso è cotto, spegniamo, andiamo a mantecare con una noce di burro. E vado a mantecare anche con una bella manciata di grana padano grattugiato. Guardate, guardate che bello. Meraviglioso.
Adesso copro con il coperchio per 2 minutini e dopodiché vado ad impiattare. Metto una spolverata di prezzemolo tritato, così, e il mio risotto ai funghi di Ferla è pronto. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Io sono super soddisfatta. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!